Mister, che partita è stata dal suo punto di vista? Ma è stata... Abbiamo iniziato molto bene la partita, siamo riusciti ad andare in vantaggio. Eh, sapevamo che per noi era una gara molto difficile perché giocavamo contro una squadra ovviamente molto forte, però abbiamo fatto secondo me una prestazione soprattutto nel primo tempo ottima. L'inizio del secondo tempo. In linea assolutamente con il primo, diciamo l'aspetto un po' negativo di questa partita è stato che dopo il secondo gol, che è un infortunio che comunque ci può stare perché succede a tutti e quindi non deve essere quello il problema. Eh, abbiamo passato eh, qualche minuto della partita un po' frastornati. Abbiamo concesso il terzo gol che non doveva succedere perché la capacità soprattutto in queste partite finali soprattutto in questo periodo deve essere quella di rimanere dentro la partita perché poi abbiamo visto che abbiamo preso una traversa abbiamo preso un palo abbiamo creato altri presupposti dentro l'aria per, per far gol, eh, un tiro ribattuto de, da dentro l'aria, quindi eh, è chiaro che il terzo gol abbiamo preso secondo me proprio perché eravamo un po' frastornati dal, dal secondo gol subito, questo è l'aspetto negativo di questa partita perché poi la prestazione l'abbiamo fatta contro un'ottima un squadra e questo ci deve dar fiducia per la, la prossima partita. Parlando appunto della prossima partita, l'obiettivo resta quello lì, rialzare la testa e con la testa essere proiettati già alla partita con l'Empoli che si giocherà al Pentegodi. Sì, assolutamente sì, perché mh, ci sono assolutamente tutti i presupposti per uh, giocarsi le nostre carte e la prestazione di oggi, ripeto, deve darci fiducia, possiamo fare sicuramente anche meglio. E... L'obiettivo adesso è quello di recuperare energie, di recuperare più giocatori possibili per arrivare alla partita con la, il giusto atteggiamento, con la, la, la testa tra virgolette più libera possibile perché ci vuole la testa libera per fare un'ottima un prestazione e noi domenica dobbiamo cercare di farla in tutti i modi, quindi liberarci la testa da quelle che sono le squadre avversarie, dai risultati degli avversari, ma pensare solo a fare la nostra partita.